Tutelare, promuovere e valorizzare le attività commerciali di pregio, quelle che hanno un forte radicamento urbano e che costituiscono un'importante testimonianza della storia, della cultura, dell'arte e della tradizione imprenditoriale napoletana. Nasce l'albo degli esercizi e delle botteghe storiche della città di Napoli, quelle che saranno riconosciute come parte della stessa storia della città. Gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri, nonché le imprese storiche ultracentenarie. Abbiamo due albi, uno delle botteghe degli esercizi storici ed un altro delle imprese ultracentenarie. Rappresentano un elemento fondante dell'identità cittadina e diciamo caratterizzano, se vogliamo, anche Napoli nel mondo. Pensiamo all'arte presepiale di San Gregorio Armeno, che è conosciuta in tutto il mondo e che attrae nella nostra città flussi turistici incredibili. Napoli è diventata una capitale internazionale del turismo e infatti è tra le 15 mete più ambite a livello europeo, oltrepassando anche Venezia. Questo ci fa capire che queste attività che rappresentano il cuore dell'identità cittadina devono essere assolutamente tutelate. In realtà il nostro regolamento è partito un attimo prima della normativa regionale e con immensa soddisfazione nostra, di noi operatori e anche della parte politica di questo comune, diciamo gli indirizzi, i criteri che sono stati individuati per la classificazione di esercizi e botteghe storiche sono stati poi successivamente inseriti nella normativa regionale. Quindi il regolamento prevede la possibilità di inserire capitoli di spesa proprio specifici per dare contributi a queste imprese. Qualcosa si sta muovendo anche sul piano della COSAP con l'inserimento di un'apposita norma nel regolamento che è stato approvato in agosto, in cui proprio si prevedono delle agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico antistanti gli esercizi e le botteghe storiche. Le procedure per l'iscrizione all'albo sono già cominciate e sul sito internet del Comune di Napoli sono presenti tutte le informazioni per partecipare. Rispetto alla previsione regionale è possibile una deroga agli anni di attività in presenza di condizioni particolari come la specializzazione in prodotti tipici locali. Per essere inserite in un elenco dal quale si trarranno benefici di carattere fiscale e di carattere benefici sulle tasse e sulla comunicazione rispetto a provvedimenti che sono a cura dell'ente locale. In questo modo noi contribuiamo ad affermare l'identità sul territorio cittadino, valorizziamo quella che è la persistenza, la continuità delle prestazioni e diamo un contributo ad affrontare una crisi che per queste attività è una crisi assolutamente devastante.